Vorrei leggere una parola di Dio prima della preghiera, tratta dalla seconda epistola di Corinzi capitolo 4. Seconda epistola di Corinzi capitolo 4, proprio dal primo versetto. Perciò, avendo questo ministero in virtù della misericordia che ci è stata fatta, noi non veniamo meno nell'animo. ma abbiamo rifiutato le cose nascoste e vergognose, non procedendo con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità raccomandiamo noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. E se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, dei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti, affinché la luce dell'Evangelo, della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, non risplenda loro. Poiché noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, quale Signore, e quanto a noi ci dichiariamo vostri servitori per amore di Gesù. Perché il Dio che disse, spenda la luce fra le tenebre, è quel che risplende nei nostri cuori, affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Ma noi abbiamo questo tesoro in base di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù. Si manifesti nel nostro corpo, poiché noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amor di Gesù, affinché anche la vita di Gesù sia manifestata nella nostra carne mortale, di modo che la morte operi in noi, ma la vita in voi. Siccome abbiamo lo stesso spirito di fede che in quella parola della scrittura ho creduto perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo. Sapendo che colui che risuscitò il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci farà comparire con voi alla sua Presenza, poiché tutte queste cose avvengono per voi, affinché la grazia abbondi e faccia sì che sovrabbondi per mezzo di un gran numero di persone il ringraziamento alla gloria di Dio. Perciò noi non veniamo meno nell'animo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo Intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Fin qui questa preziosa e santa parola di Dio. Alziamoci in piedi per la preghiera. Ti ringraziamo con tutto il cuore per questo giorno di grazia che ci hai concesso di nuovo. Signore, siamo così felici di essere di nuovo qui. Signore, ti preghiamo anche per la preziosa e santa parola di Dio che abbiamo potuto leggere di nuovo. Signore, ti ringraziamo anche per i preziosi cantici che abbiamo potuto cantare di nuovo. Signore, ti ringraziamo anche per la tua presenza, per la tua vicinanza. Signore, tu hai detto che dove due o tre sono riuniti nel tuo nome, tu sei lì in mezzo a loro. Signore, noi crediamo che tu sia presente qui stasera. Grazie per questo, Signore. Tuttavia, Signore, ti chiediamo anche di allontanare da noi tutto ciò che non ti è gradito, che non ti rappresenta. Ogni sporcizia, ogni peccato, ogni cosa che ti ostacola, ogni ruga, toglila, Signore, attraverso il tuo prezioso e santo sangue. Signore, che tu possa raggiungere il tuo scopo nella mia vita e in tutte le nostre vite. Signore, veniamo così come siamo anche stasera. Ti ringraziamo anche per le riunioni che sono alle nostre spalle per la potente benedizione che ci hai dato. Signore, ti ringraziamo per aver toccato i malati, per averli guariti, Signore, che tu hai salvato. Ti ringraziamo per aver liberato. Oh Dio, come non lodare ed esaltare il tuo nome? Ora, Signore, abbiamo anche una richiesta di preghiera qui. Una sorella della Germania dell'Est chiede una preghiera. Signore. Sappiamo che tu ci hai ascoltato in questi ultimi giorni, hai guarito i malati. Signore, ti preghiamo per questa sorella proprio all'inizio di questa riunione. Possa tu toccarla, possa tu guarirla. Signore, tu sei il grande medico, sei il grande aiutante. Grazie per questo nel prezioso nome di Gesù. Signore, continua ad essere con noi. Benedici la Tua parola, benedici il mio fratello e benedici noi che ascoltiamo. Grazie per ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Sono molto grato al Signore per quello che Egli ha fatto. Non si può esprimere in poche parole. In nessuna occasione ci sono state riunioni in cui le persone sono venute dopo e hanno telefonato ora per raccontare ciò che Dio ha fatto a coloro che erano qui e anche a coloro che non erano qui. Siamo molto molto grati per questo e potete credermi quando dico che non attribuiamo nulla a noi stessi perché sappiamo che ci è stato dato da Dio. Ma le poche testimonianze che ho ascoltato qui hanno fortificato la mia fede. Nella consapevolezza che Dio è lo stesso e che dove le persone credono e confidano in Lui, il suo braccio non si è ancora raccorciato e che Lui è in grado di aiutare. E Dio ha veramente fatto cose grandi e gloriose per molte persone. Nello spirito, nell'anima e nel corpo. E alla fine c'è stato un fratello dalla Grecia che vive qui da un po' di tempo, da qualche parte in Germania, non so dove, e sicuramente l'avete visto o alcuni di voi l'hanno visto. È venuto qui e poi sua moglie è un'altra donna non credente. E ha portato i saluti del fratello Sinodopoulos da Tessalonica. E ho pregato lì due anni fa per il nipote di questo giovane uomo. Lui aveva un tumore alla testa e non poteva essere operato. E la madre è venuta alla riunione. Non aveva fatto predicato sulla guarigione, ma le disse tramite fratello Sirudopoulos che credeva che se avessi pregato Dio avrebbe ascoltato. Ed è successo che l'operazione non poteva essere fatta in Grecia, ma doveva essere fatta a Londra. E i medici non volevano farlo comunque. Ma se doveva essere fatto, allora doveva essere fatto lì. Ho pregato solo in fede, niente di più e niente di meno. Ho messo la mano sul bambino e, come ho detto, ho creduto. E il giovane ha iniziato a piangere. Lui dice, fratello Frank, mio nipote è stato guarito sul posto. Lo portarono ad Atene. Lo esaminarono subito e lui dice, ora due anni dopo è ancora completamente guarito. E anche lui ha pianto e ha ringraziato il Signore. Dio è fedele. Dobbiamo soltanto confidare in lui con tutto il nostro cuore e crediamo davvero che la fine sarà come l'inizio. Cosa ne pensate se non rimanete fermi ma pregate, credete che Dio benedice qui, salva, guarisce e libera? Cosa può accadere se alla presenza del Signore agiamo insieme secondo la sua parola? Allora Lui è vincolato da essa e deve confermarla perché è la sua parola. Se si trattasse di voi e di me, non ci sarebbe bisogno di venire qui. Ma se si tratta di Dio, della sua gloria e della sua parola, allora Lui non può fare a meno di confermarla. Lo ha sempre fatto. È solo il mio desiderio più profondo. Se potessi contribuire a qualcosa per aiutare gli altri, e per aiutare me stesso lo farei. E poi mi è venuto in mente che non è attraverso le nostre parole che noi o gli altri siamo aiutati. Io e ogni altro siamo aiutati solo dalla parola di Dio. Lui manda la sua parola e guarisce. Manda la sua parola e porta la correzione. Manda la sua parola e poi la conferma. Le nostre parole possono essere molte e l'intenzione può essere buona, ma vana. La sua parola è una parola onnipotente e il suo spirito usa la parola e la conferma nel cuore e nella vita di coloro che possono credere. E quindi vogliamo andare avanti nella fiducia, andare avanti davvero nella fiducia. E ho pensato tra me e me, possa il Signore rendere la Sua parola ancora più tagliente e tagliare davvero tutto in me e in tutti noi. Come sta scritto? Non stracciatevi le vesti, ma i vostri cuori, e circoncidete i vostri cuori o il prepuzio del vostro cuore. Solo Dio può fare tutto questo. E se siamo così intimamente collegati a Lui e gli uni con gli altri, allora tutto sarà possibile. Allora. Non ci sarà più bisogno di gridare, perché il nostro Dio non è Baal, il nostro Dio è il Dio di Abramo. Lui ha un orecchio attento, un orecchio attento. Non c'è bisogno di gridare così forte che qualcuno pensi che vogliamo svegliarlo dal suo sonno. Il nostro Dio non dorme né si assopisce. Egli è il guardiano di Israele. E il vostro è il mio Dio. E vogliamo fidarci di lui con tutto il cuore. Non ho potuto fare a meno di pensare che in questi giorni stiamo parlando di Israele e del coraggio di questo popolo. E poi mi è venuto in mente di dare una rapida occhiata alle sacre scritture. E cosa posso dirvi? La parola Golan appare due volte nella Bibbia e fa parte dell'area originaria che le due tribù e mezzo possedevano e che fondamentalmente appartiene al popolo di Israele. Dio dovrebbe essere in grado di darci un tale coraggio? di riporre la nostra fede in ciò che Dio ci ha originariamente dato. E abbiamo visto quante battaglie hanno dovuto affrontare per reclamare una parte dopo l'altra. Abbiamo visto nelle guerre che sono alle nostre spalle, leggerò questo dalla zona del Golan in Giosuè capitolo 20. Giosuè capitolo 20 qui dice dal versetto 7, essi dunque consacrarono Cedes in Galilea nella regione montuosa di Neftali, Sichem nella regione montuosa di Efraim e Kiriath Harba che Hebron. Nella regione montuosa di Giuda. E di là dal Giordano a oriente di Gerico stabilirono nella tribù di Ruben, Seber nel deserto, nell'altopiano, Ramoth in Galad, nella tribù di Gad, e Golan in Basan. Nella tribù di Manasseh. Le tre tribù di Ruben, Gad e metà della tribù di Manasseh si trovavano sul lato orientale del Giordano. Lo sappiamo tutti, e lo leggeremo se volete. La seconda volta è scritto in Giosuè capitolo 21, e qui dice dal versetto 27, ai figli di Gershon, che erano delle famiglie dei Leviti, furono date della mezza tribù di Manasse la città di rifugio per l'omicida, Golan in Basan e la sua campagna. Ho pensato che. Quando si vedono accadere queste cose una dopo l'altra, senza, senza paura, per dire così, come era Giosuè ai suoi giorni e anche Caleb. Volevo solo leggere brevemente in merito a Caleb quando ci fu la divisione delle tribù. Qui dice... La divisione delle tribù, le due tribù e mezzo, è riportata in Giosuè capitolo 13, al versetto 15, dove si può leggere esattamente la divisione delle due tribù e mezzo che erano a est del Giordano. Tutte le altre tribù erano a ovest del Giordano e le due tribù e mezzo erano a est. C'erano Basan e Galad, Moab e tutte le diverse tribù che c'erano prima. Ma ora ero interessato a ciò che disse Caleb quando venne a prendere la sua eredità. Giosuè, capitolo 14. Dal versetto 6: Ora i figli di Giuda si accostarono a Giosuè a Gilgal. E Caleb, figlio di Gefunne, il cheniseo, gli disse: Tu sai ciò che l'Eterno disse a Mosè, uomo di Dio, riguardo a me e a te, a Kadesh Barnea? Io avevo 40 anni quando Mosè, servo dell'Eterno, mi mandò a Kadesh Barnea a esplorare il paese e io gli feci la mia relazione con sincerità di cuore. E già, possiamo fermarci qui. È una parola veramente meravigliosa. E gli diede il resoconto come pensava nel suo cuore. E sapete come pensava nel suo cuore? Chi lo sa? Pieno di fede, pieno di fede. Pensava secondo la promessa, in fede. Pensò dentro di sé che Dio era in grado di adempiere la sua promessa. E abbiamo letto nella parola di introduzione che non dobbiamo guardare il visibile perché svanisce, ma l'invisibile che non svanisce. E la promessa di Dio era così profondamente ancorata nel cuore di quest'uomo che i suoi pensieri si concentravano soltanto sulla promessa di Dio. Nient'altro aveva posto nel suo cuore. Così, dal suo cuore, in fede, fece la relazione. E vediamo come Dio lo ricompensò in seguito. E la ricompensa arriva quando crediamo di cuore a ciò che Dio ha promesso. Arriva l'ora della nostra ricompensa, al 100%. Non solo allora. Sta arrivando ora e arriverà oggi e domani e tutti i giorni e fino alla fine arriverà, se crediamo di cuore a ciò che Dio ha detto. Qui dice, lo rileggo, mi mandò da Kadesh Barnea a esplorare il paese e io gli feci la mia relazione con sincerità di cuore. Ma i miei fratelli che erano saliti con me scoraggiarono il popolo, mentre io seguì pienamente l'eterno il mio Dio. Non è una testimonianza meravigliosa verrebbe quasi da dire? Qui l'uomo si è consegnato un mazzo di fiori. No. No. Lui ha detto con fede ciò che era diventato grande per lui in quel momento e l'ha mantenuto e non l'ha dimenticato. Gli anni sono passati ma l'esperienza è rimasta nel suo cuore. Ci pensò quando fu il momento di prendere la terra. Ricorderemo molte cose quando i nostri piedi stanno per calpestare il terreno promesso che valeva la pena credere di cuore. E prendere ciò che il Signore aveva promesso. Qui dice: Ma i miei fratelli che erano saliti con me scoraggiarono il popolo, mentre io seguii pienamente l'Eterno, il mio Dio. Dunque, non solo la fede, ma anche l'obbedienza. La fede e l'ubbidienza vanno di pari passo. Che Dio mi conceda di poter dire di cuore che ho mostrato e dimostrato piena fede e ubbidienza al mio Dio. E continua dicendo: E in quel giorno Mosè fece questo giuramento: La terra che il tuo piede ha calcato sarà eredità tua e dei tuoi figli per sempre perché hai pienamente seguito l'eterno il mio Dio lui stesso parla solo di obbedienza Mosè disse perché hai pienamente seguito l'Eterno, il mio Dio. Non avrebbe potuto fare di più di quello che ha fatto, essere pienamente obbediente a Dio. E Dio ricompensò gloriosamente questa obbedienza di fede. Continua dicendo, e ora ecco, l'Eterno mi ha conservato in vita come aveva detto durante i 45 anni ormai trascorsi da quando l'eterno disse quella parola a Mosè quando Israele viaggiava nel deserto am erhalten seit der zeit als der Dovete perdonarmi, ma non ho potuto leggere questa parola prima della riunione, quindi non la conosco bene. Ma ora la stiamo leggendo insieme e possiamo vedere cosa viene detto qui. E ora, ecco, l'Eterno mi ha conservato in vita, come aveva detto. Durante i 45 anni ormai trascorsi, da quando l'Eterno disse quella parola a Mosè, quando Israele viaggiava nel deserto. Ed ecco che ora ho 85 anni, ma oggi sono ancora forte come lo ero il giorno in cui Mosè mi mandò. Che cos'era? I 45 anni erano passati velocemente. La promessa di Dio era alimentata dalla fede. Lui aveva una cosa a cui aggrapparsi e lui dice, ma oggi sono ancora forte come lo ero il giorno in cui Mosè mi mandò. Non è meraviglioso? La promessa di Dio ti sostiene, ti fortifica si eleva al di sopra di molte cose. Quindi queste sono parole meravigliose che si possono leggere qui, ma oggi sono ancora forte, come lo ero il giorno in cui Mosè mi mandò. Lo stesso vigore che avevo allora ce l'ho anche adesso, tanto per combattere che per andare e venire. Huh. Lui sapeva che non solo sarebbe andato in guerra, ma che sarebbe ritornato vittorioso, marciare fuori e tornare di nuovo: non è meraviglioso? Tutta una meravigliosa ricompensa da parte di Dio a coloro che ripongono la loro fede e fiducia in Lui. E credo che se riponiamo la nostra fede e fiducia nel Signore, Lui sarà con noi. Quindi non ha ancora cercato la casa di riposo e non ha detto: Ora mi sistemerò comodamente. Ma oggi sono ancora forte come lo era il giorno in cui Mosè mi mandò. Come era la mia forza allora, così è adesso: ancora per il servizio di guerra. Non per sedersi ma sufficiente per il servizio militare, per marciare e per tornare a casa. Dunque, dammi questo monte del quale l'Eterno parlò quel giorno, poiché tu disti allora che ci sono degli anakim e che ci sono delle città grandi e fortificate. Forse l'Eterno sarà con me e io li scaccerò, come disse l'Eterno. Lui voleva la zona dove si trovavano gli Anakim, cioè questi giganti, e voleva la zona con le città fortificate. Voleva combattere. Una cosa meravigliosa, una parola meravigliosa, una testimonianza meravigliosa di un uomo che ha creduto a Dio. Qual è la vostra e la mia testimonianza? Abbiamo creduto a Dio? Lui non volle la via di minor resistenza, non chiese dove sono le città in qualche modo alla nostra portata, no, voleva le città fortificate. Ho sentito dire che ci sono ancora gli Anakim. Era lì che voleva andare, anche se loro avevano sei dita delle mani e sei dita dei piedi. Per lui non aveva alcuna importanza, era equipaggiato con la forza di Dio. Con la forza della fede, un portatore della parola. E la parola aveva la promessa. E lui aveva la promessa nel suo cuore, e la meditava, la credeva e mostrava ubbidienza in tutto ciò che Dio gli diceva. Dovrebbe davvero fortificarci a me e a voi il fatto che Dio ha sempre ricompensato la fedeltà. E se passano 45 anni, non importa, arriverà il giorno in cui scoccherà l'ora di Dio e il Signore premierà la fedeltà e dirà, questo è il momento, mi avete creduto, avete mostrato piena obbedienza, ora è arrivato il momento, vai! E lui non era pieno di sé, usò la parola. Forse il Signore sarà con me. Sì, lo sapeva nel suo cuore. Lo sapeva con certezza. Così come voleva andare là e vedere questi Anachim e le città fortificate. Ma questa è di nuovo la modestia di un uomo di Dio. L'umiltà che gli era propria in mezzo a tutta la fede e a tutta la fiducia. Ora qui dice Sì, anche la promessa. E io li scaccerò come ha detto il Signore. Secondo la promessa del Signore di scacciarli dalla loro proprietà. Ed è successo abbastanza spesso che tutto il potere del nemico che prende possesso di una persona, è sempre paragonata a tutti questi nemici qui. E noi, come popolo di Dio, siamo nel mezzo della battaglia. E credo che la battaglia stia diventando sempre più calda. E credo che Dio ci darà la forza affinché non ci affidiamo e non guardiamo a noi stessi, ma alla promessa che Lui ha dato come risorto e ha detto. A me è stata data ogni autorità in cielo e sulla terra. E lui ha dato il comando e con il grande mandato anche l'ordine di eseguire le cose che gli appartengono. E questo include di spezzare il potere del nemico e rivelare la vittoria del Signore. Perché questo è ciò che è scritto qui e io li scaccerò come ha detto il Signore allora Giosuè lo benedisse e diede Ebron come eredità a Caleb figlio di Gefunne per questo Caleb figlio di Gefunne il Kenizeo ha avuto Ebron come eredità fino al giorno d'oggi perché aveva pienamente seguito l'Eterno l'Iddio di Israele Di nuovo la parola obbedienza. Tre volte. Una volta che lui aveva obbedito, una volta l'obbedienza perfetta e qui di nuovo aveva mostrato piena obbedienza. Dio dà grazia. Dio ci distribuisce ciò che ci appartiene in fede e che ci è stato promesso. E qui sta scritto. Ed è suo fino al giorno d'oggi. Appartiene a Lui. Ciò che Dio ha promesso a noi o al Suo popolo ci appartiene oggi, domani e per sempre. Dio non ha cambiato la Sua parola, noi ci basiamo sulle promesse che Lui ha fatto e sappiamo che Egli è fedele nel mantenerle. A volte Tendiamo a voler percorrere la via che non presenta difficoltà, ma quella potrebbe essere la vostra e la mia via e non la via di Dio. Se siamo disposti a seguire la via del Signore, dobbiamo essere disposti a combattere molte battaglie e a un certo punto il fratello brana dice che porta delle cicatrici ma ha combattuto finché non ha visto il nemico sconfitto e questa è anche la nostra fede e la nostra fiducia sapete il nostro combattimento non è l'uno contro l'altro o oh, chiunque lo intenda in questo modo che il nostro combattimento è l'uno contro l'altro non ha capito nulla. Non ha nemmeno capito che il nemico è coinvolto. Il nostro combattimento è contro il potere delle tenebre. Il nostro combattimento è contro i poteri del nemico e non contro un fratello o una persona. Ma dobbiamo combattere questa battaglia di fede in modo corretto e prendere la spada dello spirito. E abbiamo visto che... Ovunque questo accada nella fede, non sono necessarie grandi pretese o sforzi, ma solo la fede e deve accadere ed è accaduto. Abbiamo fede in un'opera compiuta sulla croce del Colgota attraverso Gesù Cristo, il nostro Signore. Quante volte l'abbiamo sentito nelle cassette? È stato detto se potessi guarire lo farei, ma lui dice Non posso fare ciò che Dio ha già fatto, lui dice la guarigione è già stata fatta sulla croce del Golgota, quando Gesù Cristo è stato ferito, quando è stato colpito e martirizzato. Siamo stati guariti tramite le sue levidure, siamo stati redenti tramite le sue ferite e tramite il suo sangue. Qui abbiamo riassunto che stiamo parlando di fede, di fiducia, di promesse, di obbedienza. Ed è ovviamente molto, molto importante che prendiamo a cuore queste cose, che le teniamo a mente e che camminiamo sulle stesse orme della grazia, in ubbidienza. Confidando nel Dio vivente con tutto il cuore. E quando saremo pronti a entrare nelle cose che Dio ci ha promesso, forse potremo anche dire: la nostra forza oggi è la stessa di quando siamo usciti. Perché allora alcune cose cambieranno, alcune cose saranno diverse. Quando la presenza di Dio scenderà e le promesse di Dio si realizzeranno, voi e io non avremo più debolezze di cui lamentarci. Potremo solo lodare Dio che ci ha preservato nella sua potenza e nella sua grazia. E infine, questa parola che abbiamo già sentito in modo meraviglioso nell'introduzione. Dio è così fedele. Lui parla più e più volte e la sua parola parla semplicemente a noi. Non possiamo fare a meno di gioire e di prenderla a cuore. Ho dovuto pensare a questa parola perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre e quel che risplende nei nostri cuori, affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Lo stesso Dio che ha ordinato alla luce di venire, lo stesso Dio ha già ordinato tutte le cose. Sappiamo che. Quando il Signore era sulla terra, egli comandò e la cosa fu. Lui disse al leproso, sii sì mondato e lui fu mondato. Al malato, si sì guarito e lui fu guarito. Era sempre una parola di comando, una parola di potenza del nostro Dio. E quando noi pronunciamo la sua parola nel suo nome, è ancora la sua parola. E dobbiamo ricordarlo. E tutti gli spiriti della malattia, tutte le potenze nemiche devono inchinarsi e sottomettersi alla parola di Dio. Se crediamo, allora abbiamo già vinto e loro hanno perso solo la fede. Tutto è già lì. Ma la fede ne prende possesso. C'è già tutto. La fede si limita a prenderne possesso. Quindi vogliamo credere con tutto il cuore e con tutta l'anima e poter dire, come Caleb, che abbiamo mostrato piena obbedienza a Dio secondo la promessa che Lui ha dato. E che si possa dire anche di noi. E credo che. Imporre le mani sui malati sia già un'ubbidienza. Questa è già di per sé un'ubbidienza alla parola del Signore. Perché sta scritto: imporranno le mani ai malati e questi guariranno. La cosa è già fatta, dobbiamo solo farla con fede e ringraziare Dio per averla fatta. Il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre, lo stesso Dio ha tutte le cose che sono lì per noi, che sono state preparate attraverso il Golgotha, già lì, per voi e per me. E noi dobbiamo solo reclamarle. E quando lui parla oggi, accade la stessa cosa. E credo che Lui ci parli attraverso la Sua parola. E lo abbiamo visto anche noi. A volte aspettiamo. E in passato abbiamo spesso e ripetutamente aspettato che il Signore parlasse dopo che Lui aveva parlato. D'ora in poi non aspetteremo che il Signore parli dopo che ha parlato. D'ora in poi. Dopo che il Signore ha parlato, aspetteremo l'operato di Dio, la conferma della sua parola e persevereremo davanti al suo volto. Non che Lui parlerà altre due o tre volte, se parla una volta è già tanto, è già tanto. E poi Lui aspetta che lo riceviamo con fede affinché Egli possa operare. Dopo che Lui ha parlato... Vogliamo aspettare la sua opera, la manifestazione della sua potenza per grazia. E vedrete che Dio non ci deve nulla. Ma sono felice che Caleb abbia avuto una memoria così buona, anche dopo 45 anni, e abbia detto, ascoltate, mi è stato promesso questo, ora sono qui. Voglio prendere possesso di ciò che mi è stato promesso. Non posso farne a meno. Lo vedo, il libro di Giosuè e il fratello Brana lo ha detto abbastanza spesso. È un paragone per la Chiesa in questo tempo. Lei deve prendere possesso di ciò che le è stato promesso. Come l'esodo di allora, così ora l'ingresso in tutto ciò che Dio ha promesso. E non possiamo fare a meno di credere, confidare nel Signore, conservare la promessa nel nostro cuore. poi, se Lui ci dà la grazia, essere obbedienti. E se poi si può dire che gli abbiamo mostrato piena obbedienza, oh, questo dovrebbe essere qualcosa di veramente grande. Non so se c'è un'altra persona che l'abbia detto così chiaramente come in questo caso. Ma Dio l'ha detto. E in quale contesto? Quando la promessa trovò il suo compimento e la terra fu divisa, e tutti entrarono in possesso di ciò che Dio aveva destinato loro. Stiamo traducendo il sermone, separando il grano dalla pola. E si parla anche dell'erede. O degli eredi, sì, dell'erede, qui dovevano prendere la loro eredità. Ogni tribù ha il suo posto. Ognuno di noi dovrebbe trovare il suo posto nel regno di Dio e dire: Signore, le promesse che hai fatto nel mio cuore le ho portate abbastanza a lungo. Sono stato ubbidiente nelle cose per quanto sapevo e potevo, ora sono qui per prendere per fede ciò che tu mi hai promesso. E vedrete, le promesse di Dio rimangono. Non vacillano mai. Gesù ha sigillato con il suo sangue ciò che ha promesso nella parola. Il cielo e la terra possono bruciare, le colline e le montagne possono svanire, ma chi crede troverà e chi cerca ha già trovato. Ed è così che stanno le cose e nient'altro. Credo che abbiamo tutte le ragioni e motivi per avere una fede incondizionata nel Signore. Chi non gli crederebbe dopo aver ascoltato tanto e ricevuto istruzioni per la grazia di Dio attraverso la sua parola? Vogliamo credergli pienamente e ringraziarlo con tutto il cuore. E lui lo farà. Potete fare affidamento su questo. Se tutto viene dimenticato, Dio non dimentica e nemmeno i portatori della sua promessa. Non so chi stesse pensando agli altri dieci, ma Caleb stava pensando esattamente a ciò che aveva visto nella terra in quel tempo. E Mosè disse, prendi ciò che Dio ha pianificato e ti ha promesso, perché hai mostrato completa obbedienza a lui, hai creduto di cuore. Anche noi vogliamo credere di cuore. Siate obbedienti con l'aiuto di Dio e vedremo che metteremo piede su una terra che forse ci è stata negata fino ad ora. Ma tutte le città fortificate e tutto il resto dovranno cadere. Gesù è il vincitore e ci precede. Lui è il comandante dell'esercito del Signore come lo vide Giosuè Vogliamo seguirlo e con lui anche voi e io potremo essere vincitori per grazia. Sia benedetto e lodato il suo meraviglioso e glorioso nome. Amen. Alziamoci in piedi. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per la preziosa e santa parola che ci è giunta di nuovo. Oh Signore, vediamo che tu mantieni le tue promesse. Le promesse che hai fatto a Caleb le mantieni ancora oggi. Oh Dio, e dai al tuo popolo l'eredità che gli appartiene. Signore, ti ringraziamo. Dai anche alla tua Chiesa sposa ciò che è loro dovuto in questi giorni. Signore, a te non sfugge nulla. E abbiamo visto in questi ultimi giorni come tu hai operato con rettitudine. Signore, lodiamo il tuo nome meraviglioso e diamo a te solo la gloria. Signore, tu hai solo iniziato e farai cose ancora più grandi. Che il tuo santo nome sia lodato e glorificato per questo. Signore, non ci lasciamo sviare dalle chiacchiere degli uomini, ma guardiamo in alto, Signore, a te, il Dio vivente. Perché da te viene il nostro aiuto, e anche i nostri cuori e le nostre menti vanno a ciò che tu hai detto. Signore, lode, onore e ringraziamento siano a te, nel prezzo nome di Gesù. Amen.